considerando gli ultimi 2 anni che non si era potuto lavorare, dove il tempo era stato clemente, stranamente a Pasqua. Stavolta, anche se il tempo non è stato dei migliori, è stata una Pasqua. Noi qui siamo aperti da 15 anni, non si era mai vista una Pasqua del genere. Tantissimi turisti, tanto lavoro, sembrava agosto, ottima qualità di turisti e soprattutto siamo riusciti, abbiamo lavorato molto bene anche per via dei lavori della zona che è stata riaperta e riqualificata, che ci ha permesso di avere maggiori spazi e quindi di sfruttare meglio le ore di pienone. Si spera che il prossimo weekend, che è di nuovo un weekend lungo, si ritorni a lavorare come questa Pasqua e niente, è stato un ottimo inizio. Quindi confidate in una buona stagione turistica, sarebbe giunto anche il momento di allungarla questa benedetta stagione. Ci sono le possibilità. Io sento in giro spesso ragazzi di Ischia che il mese di novembre, il mese di dicembre vanno in vacanza in località termali italiane del nord, perché non sfruttare anche qui questa possibilità? E quindi cercare di prolungarla, appunto. Ci dovrebbe essere la volontà sia politica che imprenditoriale. Si spera che prima o poi questa volontà arrivi e che si possa lavorare 12 mesi l'anno, perché no? Che si sta verificando un altro tipo di problema. Il problema grave che si sta verificando è che tanti ragazzi isolani preferiscono lavorare all'estero e venire qui 3-4 mesi l'anno, cioè lavorare tipo 4 mesi, 4 mesi fuori, 2 mesi qui fare vacanza, 4 mesi fuori, 2 mesi ritornare qui. Questo è un problema enorme per noi, soprattutto gestori dei locali, perché c'è veramente una, chiamiamola, carestia di personale. Tutti quanti siamo in cerca di manodopera e nessuno riesce a trovare. Cominciano ad arrivare tante persone da fuori, però noi si spera sempre di dare lavoro agli ischitani, agli isolani, perché no? Si ha sempre un altro tipo di rapporto con l'isolano. Perché gli isolani, specialmente i giovani, preferiscono lavorare fuori molti? Anche io ho tanti amici. Evidentemente le condizioni anche di lavoro sono diverse, hanno Le più condizioni, soddisfazione. quello è sicuro, le Su condizioni questo di bisognerebbe lavoro. fare un po' di mea culpa sull'isola e cercare di recuperare anche un buon rapporto con la manodopera isolana. Quello è sicuro. Di certo noi non possiamo dare le condizioni della Svizzera o della Germania, non ci prendiamo in giro. Lì anche è diverso, è tutto diverso. Io personalmente ho lavorato 10 anni in Germania, non potremo mai arrivare a quei livelli, però di sicuro mea culpa da parte dei gestori deve esserci, perché tanti sfruttano i ragazzi e la manodopera, e quindi poi gioco forza, tutti scappano. Io personalmente c'è un albergo in Svizzera dove quest'inverno ci sono stati 19 ragazzi isolani a lavorare in questo albergo. Su 19 ragazzi, 17 il 1º giugno ripartono per farsi la stagione estiva, cosa che non si era mai verificata. E vi assicuro che di questi 17 ragazzi sono 17 professionisti. Quindi mea culpa dei proprietari dei locali. C'è un rinascimento comunque, soprattutto qui a Forio, ci sono state nuove aperture, nuovi locali bellissimi, e quindi tiriamoci, come si dice in napoletano, novizio che ngoppa avanza, e cerchiamo di trattare meglio le persone per lasciarle qui sull'isola.